Signori, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi spiego i 7 ingredienti per fare la tartare di manzo classica in versione gourmet. Non vi rubo altro tempo e andiamo con gli ingredienti. Avremo bisogno di controfiletto di manzo, ravanelli, carote, zucchine, olio extravergine d'oliva, Worcester, tabasco, capperi, acciughe e uova freschissime. Molti di voi non sanno che dietro ai grandi piatti a volte ci sono grandi storie. In questo caso parliamo proprio della tartare di manzo, che si dice nasca proprio dai tartari che durante le loro traversate per andare a conquistare altri villaggi, eccetera, ci sono stati momenti nei quali si sono fermati per la caccia, hanno preso della carne, l'hanno pulita e la conservavano tra la schiena del cavallo e la sella ricoperta di sale. E il cavallo, camminando, la realizzava così. E si dice che proprio da qui nasce il nome di tartare di manzo. Sarà vero? Il trucco per fare un'ottima tartare è quello di utilizzare soprattutto ingredienti freschissimi, ma di condire prima tutti gli ingredienti insieme e poi aggiungere la carne. Quindi cominciamo da uova freschissime. Ci servirà solo il rosso. Di tuorlo ne va uno per persona. Capperi, io uso quelli in salamoia perché ovviamente hanno una sapidità bassa, quindi poi possiamo controbilanciarla aggiungendo dell'altro sale qualora ne servisse. Li mettiamo sul nostro tagliere e li tritiamo finemente. Acciughe, anche queste tritate finemente, saranno la parte sapida della nostra ricetta. Signori, è giunto il momento di mettere insieme tutti gli ingredienti. Base di uovo, cipolla tritata o scalogno, quello che volete. Acciughe, capperi. Poi prendiamo mezza punta di un cucchiaino piccolo di senape di Digione. Aggiungiamo Worcester, 5-6 gocce bastano, tabasco, lo stesso quantitativo, olio extravergine di oliva di quelli buoni, pepe e fiocchi di sale. Ora impugniamo una forchetta e mischiamo tutto quanto. Guardate che spettacolo! Ragazzi, questa tartare verrà impiattata in maniera spettacolare e super scenografica e per farlo utilizzeremo le verdure tagliate a mandolina di prima. Questo è il nostro risultato finale. Adesso andiamo a condire la carne. Utilizziamo la forchetta perché così riusciamo a condire meglio. Ragazzi, intanto guardate che spettacolo abbiamo creato, ma noi che siamo pro non ci fermiamo a questo. E no, perché cari miei amici belli, campana di vetro, affumicatore. E diamo fuoco a tutto, cazzo. Accendiamo. Fuoco alle polveri. E a questo punto facciamo così. Signori, è tempo di assaggiare questa prelibatezza. Bella e bella. Il profumo nell'aria c'è, andiamo a capire se abbiamo fatto un buon lavoro. La la. Guarda che robetta. Uno, sono troppo forte. Due, è molto buona, fin troppo affumicata perché il ragazzo che sta riprendendo alle spalle, nonché Mattia, poi vedrete tutti i link di rimando ai video, si è divertito a giocare con l'affumicatore e sa praticamente tantissimo di Jack Daniel's affumicato. Detto questo, ho lasciato la texture un po' più grossa volutamente, perché secondo me avere sotto il dente quel pezzo di carne tenace te lo rende molto più interessante e divertente. Per il resto, qua sotto in descrizione trovate tutta l'attrezzatura utilizzata nel video e i quantitativi per fare una porzione. Da lì vi basterà raddoppiare per fare 2, 3, 4, 5 porzioni. Detto questo, se il video non ti è piaciuto, come al solito, mastica e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Siamo troppo forti.